schematico. Siamo con Dennis Bruno e abbiamo provato il percorso del Vertical di Costà, che sarà l'antipasto della finale del trail del Monte Avic e si correrà venerdì 30 settembre. Allora Dennis, raccontaci un po' come è nata l'idea di questa corsa. Ma è nata in quanto c'è qualche anno che pensavamo di introdurre una gara in più appena il giorno prima del Monte Avic Trail, che ha comunque già un grande successo. Il percorso, il territorio si presta molto bene, perché comunque io mi allenavo sempre su queste zone, e un giorno per caso ho messo il GPS, l'ho misurato e ho visto che è venuto fuori che è il vertical più corto e più duro della Valle d'Aosta, in quanto è lungo 2,9 km con 1000 metri di dislivello esatti. Ecco, questo sarà venerdì alle 4 del pomeriggio, giusto? E il giorno dopo invece si correranno i due trail del Parco del Monte Avic, che è arrivato alla terza edizione. Esattamente, il giorno dopo, sabato 1 ottobre, ci sarà il Monte Avic Trail sulle due distanze, 37 km, 2900 metri di dislivello, e 22 km, 1500 metri di dislivello. In più vorrei aggiungere anche che, come al solito, che ha grande successo, faremo sempre il baby trail per due categorie con due distanze, e poi la sera la grande festa, la trail fest, dove sarà un grande spettacolo perché musica, divertimento, tutti insieme, molto molto bello. Ecco Dennis, atleta e organizzatore, visto che ormai questa veste fa parte del tuo patrimonio sportivo e la conoscenza della tua valle, infatti per il 2017 ci sarà un grande evento. Sì, ci tengo tanto a questo paese, a questa valle e soprattutto al Parco del Monte Avic, perché è un ambiente bellissimo, ancora un po' poco conosciuto, e quello che a me piace è cercare di sviluppare al meglio queste attività che si prestano molto bene alla zona, e quindi abbiamo pensato nel 2017 a un grande evento, il Monte Avic Extreme Sky Trail, 3 giorni a tappe, il 2, il 3 e il 4 giugno 2017, dove si gareggerà a coppie su 3 tappe, dove si girerà completamente tutto il parco del Monte Avic, e questa gara sarà in combinata con la famosa gara mondiale internazionale, la Pierramenta ET-EDF. Ok, allora un bel programma, e a questo punto arrivederci a venerdì 30 settembre per i Vertical di Costà, e speriamo di essere in tanti a correre questa bella gara. Grazie, vi aspettiamo in molti, perché comunque il posto è bello, le gare speriamo vi piacciono parecchio, e quindi vi aspettiamo tanti. Ciao!